Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Poi c'è la questione Bakhmut, e lì continuiamo a sentire voci che dicono mancano pochi giorni, ormai cade nelle mani dei russi. Io voglio sapere A, se è vero, da non anch'lizze, e B, se la caduta di Bakhmut significa che la guerra prende un'altra piega, cioè se cambia le sorti della guerra. Allora, in realtà l'attacco missilistico di ieri sera è la risposta della Russia di non riuscire a ottenere i risultati che vorrebbe ottenere in Bakhmut. Ricordiamo che sono già 200 e passa giorni che cercano prendere la città. La ragione per cui Ucraina continua a tenerla è molto semplice. Lo hanno pubblicato anche alcuni media facendo riferimento sulle notizie dell'intelligence della NATO, che la ratio dei morti a Bakhmut sarebbe 1/5, cioè per un morto ucraino muoiono 5 russi. Quindi finché l'Ucraina mantiene questo ratio così, secondo me cercherà di tenere la città per poi ritirarsi e in questo modo far ripetere il scenario di Severodonetsk e Lysychansk. Se ricordiamo tutti, insomma, anche a Takata a giugno scorso commentavamo come l'Ucraina perdeva Severodonetsk e Lysychansk, ma quanto era alto il prezzo che la Russia ha pagato per quelle città. È chiaro il ragionamento. L'Ucraina ha dato la possibilità di fare la controoffensiva, quindi la logica è lo stesso: far pagare un prezzo alto alla Russia per facilitare poi controoffensiva a fine aprile per gli ucraini. Alessandro, il sostegno militare